Oggi dedichiamo una puntata interamente al progetto Sei nel posto giusto. 15 aziende partner, 17 comuni, decine di studenti che parteciperanno e naturalmente 1600 posti di lavoro disponibili nei prossimi 3 anni. Un progetto che andremo a conoscere insieme adesso con i suoi protagonisti. Parte di nuovo Sei nel posto giusto con dei numeri importanti, ce li facciamo raccontare dal sindaco di Nogara e presidente della provincia Flavio Pasini. Sei nel posto giusto, quarta edizione, partiamo con dei numeri veramente importanti, 17 amministrazioni, 15 aziende che si propongono per trovare 1600 posti di lavoro nei prossimi 3 anni. Beh, direi numeri tutto sommato molto importanti, noi siamo collaudati come Sei nel posto giusto, è la quarta edizione, quindi abbiamo iniziato timidamente con una settantina di posti di lavoro, poi siamo andati increscendo, ci siamo fermati, ma giusto quell'anno per il Covid, e comunque anche lì i numeri erano importanti, 1000 persone che si collegavano in internet per vedere i vari personaggi, tra cui Bergomi, e quindi molti studenti entusiasti di queste esperienze, e adesso i numeri sono altrettanto importanti, quindi siamo avanti, siamo giunti alla quarta edizione in modo direi determinato. E quindi ce la metteremo tutta per soddisfare queste esigenze. Sindaco di Nogara, ma anche presidente della provincia di Verona. L'occasione anche per incontrare altri presidenti delle province che hanno accolto in maniera molto positiva l'idea di stare nel posto giusto. Ce lo facciamo raccontare sempre da Flavio Pasini. Appena capiscono il progetto sono entusiasti, quindi non c'è nemmeno il tempo di finire quello che è la nostra mission, che loro capiscono che quando si parla di scuola, quando si parla di famiglia, quando si parla di lavoro è già tutto lì. Il lavoro ti porta ad avere un buon rapporto con la famiglia, ad avere la disponibilità economica, a sentirti appagato come persona. E quindi noi cosa offriamo? Offriamo una qualità di vita migliore e alle aziende offriamo la manodopera necessaria per continuare le loro produzioni. E alla scuola diciamo continuate ad insegnare, ma insegnate nel modo giusto per preparare questi studenti al mondo del lavoro, al vero mondo del lavoro. Quest'anno il focus di Sei nel posto giusto sono le aziende. Che cosa si farà insieme alle 15 aziende che parteciperanno a questo progetto? Le aziende intanto stanno dialogando tra loro e questa è già una cosa importante. Le aziende hanno espresso i loro desideri, le loro ambizioni, il loro modo di volere le cose e quindi è giusto che si propongano loro e che diano una spiegazione al territorio di come stanno lavorando per far capire quali sono appunto le loro esigenze. Noi da parte nostra come amministratori ascoltiamo e quindi diamo delle risposte a mano che ci vengono fatti i quesiti. Quest'anno le aziende si sono impegnate a rendersi più attrattive agli occhi degli studenti, cioè aprire la fabbrica, fare vedere quello che fanno, ma non basta e quindi anche loro stanno imparando a come posizionarsi sul mercato per essere più attraenti. Questa è una forma nuova a cui non eravamo abituati nemmeno noi, ma prendiamo con soddisfazione questo sforzo ulteriore dell'azienda di essere non solo sul territorio, ma di essere più bella, più attraente e quindi di portare personale a lavorare con loro. Come abbiamo fatto per le scuole, che negli scorsi anni abbiamo iniziato a far imparare agli insegnanti come si gestisce un'ora di lezione in internet, no? Con gli apparecchi multimediali. Quest'anno usiamo lo stesso sistema per l'industria, per le aziende, perché anche loro devono imparare a come comportarsi per essere più attraenti. Noi di Sei nel posto giusto abbiamo colto questa ulteriore sfida e quindi li stiamo aiutando in questo percorso.
Un progetto che vede il coinvolgimento di genitori, famiglie, studenti, insegnanti, volto alla valorizzazione anche dei talenti. Ne abbiamo parlato con Anna Chiara Maci, direttrice di COSP Verona. Il nostro ruolo è un po' ascoltare gli studenti attraverso l'incontro con le scuole, capire cosa sta avvenendo di fatto nelle nuove generazioni e cercare di creare un dialogo di contenuti o di fatto e portare questo dialogo e questa conoscenza dei pensieri dei giovani e degli studenti tra le aziende e il mondo del lavoro. Quali sono i punti importanti per i giovani quando si approcciano al mondo del lavoro? Il lavoro diventa un elemento della loro giornata, non è più la percezione di dire ok, il lavoro è importante, ma è anche importante il mio tempo libero, quindi cercano una reale coniugabilità tra il tempo libero e il tempo da dedicare al lavoro. Sono molti gli stakeholder che partecipano a questa quarta edizione di Sei nel posto giusto, anche Confindustria Verona partecipa con il gruppo Giovani Imprenditori. Per questo abbiamo voluto ascoltare Valentina Gagliardo, alla quale abbiamo chiesto quali sono le nuove sfide per le aziende che intraprendono attività di recruiting. Il mondo del lavoro è innegabilmente cambiato rapidamente, era già un trend in essere. Noi imprenditori e anche giovani imprenditori lo vediamo molto spesso e tutti i giorni di fatto quando anche chiamiamo le scuole chiediamo di inserire qualcuno e ci dicono ragazzi tutto è finito, basta, non c'è più nulla. E quindi ci siamo chiesti e ci stiamo chiedendo cosa dobbiamo fare, come possiamo trovare nuove risorse e come possiamo innovare. Il compito nostro è quello di dialogare con il territorio, dialogare con gli enti che sono a fianco noi e fare network e rete, non per vendere, ma per vendere la nostra azienda alla forza lavoro, quindi attirare sempre più candidati e talenti e soprattutto trattenerli in azienda. Sempre più spesso si sente parlare di employer branding. Come può diventare attrattiva un'azienda? L'abbiamo chiesto sempre a Valentina Gagliardo. Quello che ci viene chiesto molto spesso nei colloqui è il piano di carriera. Il piano di carriera che non significa una carriera economica, una crescita economica, anzi sono proprio cambiati i paradigmi. Quello che cercano adesso tutte le persone che cambiano lavoro o che entrano nel mondo del lavoro sono dei piani di benessere. Benessere inteso come essere in un luogo in cui posso sperimentare, posso apprendere, posso dire la mia e avere un buon equilibrio vita-lavoro. Il grande tema della flessibilità, dello smart working era già in essere e semplicemente bisogna accogliere e capire che il mondo del lavoro è cambiato e noi aziende di vocazione dobbiamo continuare a mutare per continuare a prosperare. Entriamo nel vivo di questa quarta edizione di Sei nel posto giusto, ci facciamo raccontare dall'assessore del commercio Francesca Forigo quali sono i primi appuntamenti dedicati a Sei nel posto giusto 2023. Primo appuntamento di Sei nel posto giusto, quarta edizione 2023, sarà il 15 aprile 2023 presso il Palazzetto dello Sport di Nogara. Sarà uno dei primi open day che si svilupperanno nel corso del progetto e durante questa giornata tutte le aziende partner che si sono convenzionate al progetto Sei nel posto giusto avranno un loro spazio, un loro personale stand dove potranno accogliere tutte le persone che cercano lavoro o vogliono semplicemente farsi conoscere o conoscere le aziende che offrono il lavoro sul territorio. Come si fa ad aderire a questa iniziativa? Per aderire a questa iniziativa e quindi partecipare all'Open Day possiamo andare sul sito di Sei nel posto giusto e sono disponibili tutti i vari slot di appuntamento per fissare un appuntamento personalmente con le aziende interessate. Quarta edizione di Sei nel posto giusto, 15 aziende partner, 17 comuni, 1600 posti di lavoro nei prossimi 3 anni, un progetto che ha visto crescere di anno in anno il proprio successo. Abbiamo chiesto a Francesca Forigo qual è la formula per ottenere risultati così importanti. Personalmente io credo che il successo di questo progetto sia proprio la sinergia tra tutte le parti sociali coinvolte e convenzionate al progetto. C'è un vero tavolo di confronto tra tutte le parti, quindi ognuno può capire esattamente quali sono le necessità e le reali esigenze dell'azienda, come le famiglie, gli studenti, ma anche il mondo del lavoro stesso. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. We'll be right back.
La tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. In questa quarta edizione di Sei nel posto giusto anche le famiglie saranno protagoniste ed in particolare verranno realizzati dei videoclip che sarà possibile visionare sul sito internet di Sei nel posto giusto, che supporteranno le famiglie per capire meglio come scoprire i talenti dei propri figli e soprattutto che daranno informazioni su come supportarli anche nella ricerca del lavoro. Un percorso sicuramente importante e interessante che sarà realizzato insieme a dei professionisti che si occupano proprio del settore. Ed in particolare oggi abbiamo incontrato Antonella Elena Rossi, che è psicologo clinico, alla quale abbiamo chiesto quanto importante e fondamentale il ruolo delle famiglie. Assolutamente è fondamentale il ruolo della famiglia, perché io credo una cosa, che noi ci occupiamo di scuola, ci occupiamo anche appunto in questo progetto del posto di lavoro, però io credo che la prima consapevolezza nasca in famiglia, per cui aiutare i genitori a far sì che questi ragazzi abbiano tre life skills che sono fondamentali. Una è la flessibilità, perché è fondamentale nel mondo del lavoro, la flessibilità è fondamentale perché ci aiuta nel problem solving, e questi ragazzi purtroppo, io ne parlo con moltissimi di loro, hanno un problema proprio di scelta di chi essere proprio, non tanto di scelta del lavoro, di scelta della scuola, proprio di chi essere, per cui un problema di identità. Il secondo è proprio una questione, il lavoro va scelto con desiderio, perché se non c'è un desiderio non c'è neanche la terza cosa, che è la motivazione. Per cui io credo che sia fondamentale parlare con le famiglie per far sì che questi ragazzi abbiano proprio queste tre life skills importantissime, perché nella vita se non c'è la motivazione, se non c'è la passione, se non c'è la coscienza di un desiderio, non si riesce neanche a capire qual è l'azienda che va bene per noi, e far capire all'azienda che cosa in qualche modo desideriamo è importante, perché matchare questa cosa tra noi e l'azienda diventerà fondamentale nel mondo di domani, perché non saranno le ore di lavoro che noi passeremo nelle aziende, ma sarà la qualità che noi daremo alle aziende, ma soprattutto la qualità che daremo alla nostra vita e soprattutto al futuro dei nostri figli. Tra i temi cardine di questa edizione, quarta edizione di Sei nel posto giusto, è il tema della attrattività che le aziende devono attivare per i futuri lavoratori. Quanto è importante diventare attrattivi e come lo si diventa? L'abbiamo chiesto sempre a Elena Rossi. Le aziende devono in qualche modo pensare che colui o colei che assumeranno nell'azienda non è un patrimonio, ma è proprio un capitale. Proprio il capitale umano diventa fondamentale. Fino adesso c'erano dei percorsi ed erano delle specializzazioni. È certo che la specializzazione ci vuole, però dobbiamo vedere il soggetto, perché se il soggetto viene messo e viene visto in tutte le sue in suoi talenti, visto a 360 gradi, deve essere messo al posto giusto. Sei al posto giusto, nel senso che mettere al posto giusto e mettere al centro i talenti e le risorse della persona vuol dire anche capire dove sta meglio la persona, ma soprattutto guidarlo in una crescita, perché se una persona entra con un compito dentro un'azienda può anche darsi che sviluppi delle competenze, per cui l'azienda deve dare sempre nuovi stimoli e deve dare sempre delle opportunità di crescita sia personale ma anche di competenza, per cui non specializzarsi solamente sulla nozione, ma deve specializzarsi molto di più sulla competenza e sull'abilità. Dobbiamo cominciare a parlare di abilità, non più di nozioni e non più di specializzazioni contenutistiche, dobbiamo parlare di abilità, per cui le aziende devono essere trasversali e avere anche un'organizzazione trasversale, sì gerarchica, ma il più possibile trasversale. Si chiude anche questo appuntamento del Lavoro 360 gradi. Vi aspetto puntuali la prossima settimana per raccontarvi tante novità dal mondo del lavoro.